Ancora sangue e bombardamenti sui civili a Rafah, ci sono bambini fra le vittime, al Cairo proseguono i colloqui per una tregua. L'Europa punta ad armarsi e a farlo in maniera congiunta, e la risposta dell'Unione alle minacce di un possibile conflitto con la Russia al via un piano per l'acquisto delle armi. La Chiesa calabrese nel mirino della criminalità. I vescovi si stringono attorno al loro confratello Attilio Nostro, bersaglio nei giorni scorsi di una grave intimidazione. Sempre più artisti giovani, raggiunto in breve tempo il successo, non riescono a far fronte al vorticoso sistema che li sottopone a stress e ad ansia da prestazione. Buonasera dal TG 2000, ancora un raid israeliano a Gaza, colpite anche alcune tende degli sfollati. Hamas intanto torna al Cairo per trattare sugli ostaggi e denuncia: a Gaza 5 bambini sono morti per fame. Emergono intanto nuovi dettagli sulla strage del pane. Sentiamo Massimiliano Cochi. La palla ora è nel campo di Hamas, dice uno dei mediatori americani per riassumere la situazione alla vigilia del vertice del Cairo, dove domani dovrebbero riprendere i negoziati per una tregua. Israele ha infatti accettato l'accordo di massima per un cessate il fuoco di 6 settimane. Ora tocca ad Hamas far conoscere le sue condizioni per il rilascio degli ostaggi. Proprio in serata a Gerusalemme è arrivata la marcia organizzata dai familiari degli ostaggi, alla quale si sono unite oltre 15.000 persone per chiedere al governo di fare tutto il possibile per riportarli a casa. A pesare sul negoziato ci sarà anche la strage del pane. I 115 disperati uccisi giovedì mattina sulla spiaggia di Gaza City mentre assaltavano i camion con gli aiuti umanitari. Molti di loro sono stati colpiti da proiettili. Lo avevano denunciato i medici palestinesi, lo hanno confermato gli ispettori delle Nazioni Unite che, come spiega il portavoce Stefan Duarich, hanno potuto verificare di persona. Questo significa che sono stati uccisi dai soldati israeliani che avevano ammesso di aver sparato, ma solo colpi di avvertimento. Le Nazioni Unite intanto denunciano i ritardi con cui Israele fa entrare nella striscia gli aiuti umanitari, affamando la popolazione palestinese. Per questo, dopo la Francia, la Giordania, l'Egitto, anche gli Stati Uniti oggi hanno paracadutato aiuti tra le tende degli sfollati, ma sono ancora insufficienti. Questo mentre i bombardamenti continuano senza sosta. Sono almeno 17 le persone uccise nei raid contro alcune abitazioni private a Deir al-Balah e Jabalia, rispettivamente nel centro e nel nord della striscia di Gaza, e almeno altre 11 persone sono morte in un attacco aereo che, come mostrano queste immagini, ha colpito le tende degli sfollati davanti all'ingresso dell'ospedale Al-Sultan, Rafah. La guerra si continua a combattere anche sul fronte nord, quello con il Libano, dove oggi è stato ucciso uno dei capi di Hezbollah, e quello sud, nel Mar Rosso, dove la nave italiana Duilio nel pomeriggio ha abbattuto un drone lanciato probabilmente dai ribelli Houthi dello Yemen contro una delle navi occidentali in transito nella zona. In Ucraina non si fermano le ostilità, raid russi nella notte su Odessa, Zelensky chiede agli alleati più sistemi di difesa aerea, e tutto questo mentre a Bruxelles inizia a prendere piede l'idea di un piano di difesa europeo per acquisti congiunti di armi. Vito De Torre. Si continua a scavare nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita. I soccorritori sono al lavoro dalla scorsa notte alla ricerca dei sopravvissuti. Inizialmente si parlava di 2 vittime, ma il bilancio dei morti nelle ultime ore si è aggravato. A parlare alla televisione ucraina è il governatore della regione di Odessa. Sotto alle macerie pensiamo che ci siano ancora 11 persone, dice Oleg Kiper. I morti finora sono 7, tra loro anche un bambino di 3 anni. I soccorritori stanno letteralmente smontando mattone per mattone questo palazzo nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita. Su questo ennesimo attacco di Mosca contro i civili è intervenuto il presidente Zelensky. Per proteggere la gente dal terrorismo russo abbiamo bisogno di maggiori capacità di difesa aerea. È l'unico modo per salvare vite umane. Una richiesta rivolta agli alleati in linea con quanto sta per varare l'Unione Europea. Secondo il piano di difesa di Bruxelles, che è ancora in bozza e sarà ufficializzato il 5 marzo, l'Unione effettuerà acquisti congiunti di armi garantendo ai paesi esenzioni IVA. Previsti anche un piano di investimenti per la difesa che dovrebbe valere almeno 1,5 miliardi di euro fino al 2027. In Russia, il giorno dopo i funerali di Alexei Navalny, la polizia ha arrestato almeno 100 persone. Intanto centinaia di russi continuano ad affollare il cimitero di Borisovo.
alle porte di Mosca per deporre fiori sulla tomba dell'oppositore sepolto ieri. Senza disordini si sono chiuse le manifestazioni pro-Palestina a Pisa e a Firenze, ma anche a Roma e Napoli. Elena Seno. Si è conclusa senza incidenti la manifestazione a Pisa organizzata dal coordinamento degli studenti medi. Un corteo contro le bombe e i manganelli per la Palestina e per denunciare le cariche della polizia avvenute nella stessa città venerdì scorso. Noi sentiamo con tanta determinazione e la rabbia che ci viene dalle azioni della violenza che è stata fatta contro i nostri compagni che sono scesi in piazza lo scorso venerdì ci dà soltanto più forza per andare avanti. In 5-6 mila hanno sfilato per le strade del centro. E allora la nostra autodifesa è proprio questa, è scendere in piazza e gridare Palestina libera, gridarlo tutti insieme, studenti, studentesse, delle scuole, delle università. Una protesta che ha visto manifestanti in piazza anche in altre città, da Firenze a Milano a Roma. Intanto si sono autoidentificati i poliziotti che venerdì scorso erano in servizio a Pisa con casco e divisa per il corteo che fu represso a manganellate. In questo modo la questura ha potuto trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria che indaga sugli incidenti di piazza. Monsignor Attilio Nostro, vescovo di Mileto, Nicotera, Tropea, non è solo. Attorno a lui si stringe tutta la Chiesa calabrese dopo che nei giorni scorsi ignoti hanno lasciato un bossolo di cartucce in curia. Giorgia Bresciani. Questo episodio, per quanto allarmante, non fermerà l'impegno della Chiesa nel proseguire la sua missione di annuncio, profezia e speranza in terra di Calabria. In un messaggio la Conferenza Episcopale Calabra esprime solidarietà al vescovo di Mileto, Nicotera, Tropea, Monsignor Attilio Nostro, che ha ricevuto un bossolo di pistola dopo aver espresso il suo sostegno ai parroci di Cessaniti, Don Felice Palamare e Don Francesco Pontoriero, minacciati dall'Ndrangheta. Un atto intimidatorio che lo stesso vescovo ha denunciato alle forze dell'ordine e ha reso pubblico dall'altare del Duomo di San Leo Luca a Vibo Valentia ieri in occasione della festa del Santo Patrono. Il momento per me più difficile è stato quando ho raccolto il bossolo di un proiettile che hanno depositato dentro la curia. Anche lì non mi sono mai sentito solo. Dobbiamo avere il coraggio di venire tutti allo scoperto e dire il nostro no a tutte le forme di violenza, di mafia e di altre cose che le somigliano, ha detto Monsignor Nostro, invitando tutti alla fiaccolata silenziosa di oggi a Cessaniti. Un momento in cui raccoglierci e attraverso il nostro silenzio urlare. Urlare la nostra voglia di una società nuova, migliore e libera da ogni forma di nascosta o evidente oppressione. Giorgia Meloni è in Canada per un bilaterale con il primo ministro Trudeau. Sul tavolo i temi del summit del G7 di giugno. Ieri la premier aveva ottenuto dagli Stati Uniti il via libera per il trasferimento di Chico Forti. I servizi allora di Antonio Soviero prima e poi di Cesare Cavoni. Dopo il faccia a faccia ieri con Biden, Giorgia Meloni incontra a Toronto in Canada il primo ministro Trudeau e la folta comunità italiana. Siamo sulla stessa strada su molte questioni in questa difficile era in cui governiamo i nostri paesi, afferma la Presidente del Consiglio, in tour per esporre le priorità della presidenza italiana della G7. Al centro del bilaterale, anche oggi, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, oltre all'intelligenza artificiale. Un tema quest'ultimo da governare a livello globale per la premier italiana. Tra i due c'è grande sintonia e si vede anche dai volti rilassati. Sul G7 e sulla nostra cooperazione, sottolinea Meloni, dobbiamo lavorare su risultati concreti. È meglio avere pochi risultati, ma concreti, che cambino le cose. Alla Casa Bianca, Biden ha ringraziato la Presidente del Consiglio per il sostegno incrollabile all'Ucraina, per la leadership del G7 e per il rapporto con gli Stati Uniti. La trasferta americana avviene dopo l'ennesima strage di civili a Gaza. L'Italia lavora a una soluzione a due Stati e la crisi umanitaria è la priorità numero uno, ribadisce anche a Trudeau Giorgia Meloni. Condannato all'ergastolo negli Stati Uniti, Enrico, detto Chico Forti, torna in Italia. Il rientro potrebbe avvenire per Pasqua, quindi entro un mese, secondo quanto prevede e auspica la famiglia. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri a Washington ha incontrato alla Casa Bianca il Presidente americano Joe Biden, ha annunciato la notizia attesa da anni. Forti, dopo 24 anni di carcere negli Stati Uniti per una condanna per omicidio, sarà trasferito in Italia. E sul caso di Forti interviene anche Roberto Salis, padre di Ilaria, detenuta da oltre
oltre un anno a Budapest. Io sono del parere che i famosi 2.500 casi di italiani detenuti all'estero debbano essere affrontati tutti, caso per caso, ha detto Roberto Salis, per cui concentrandosi su quelli più urgenti si possono ottenere dei risultati, come è successo nel caso di Chicco Forti. Resta intanto ancora in sospeso il tentativo di riportare in Italia Ilaria Salis, giovane accusata di aver aggredito alcuni neonazisti durante le manifestazioni del giorno dell'onore e per questo detenuta da quasi un anno a Budapest in condizioni definite disumane. Papa Francesco, inaugurando l'anno giudiziario in Vaticano, ha chiesto ai magistrati di avere coraggio per andare fino in fondo nell'accertamento rigoroso della verità. Fare giustizia, ha aggiunto il pontefice, è sempre un atto di carità. Francesco non ha letto il discorso, spiegando di avere la bronchite. In mattinata l'incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. In vista della prima giornata mondiale dei bambini, che si svolgerà a Roma il 25 e il 26 di maggio, Rita Salerno ha raggiunto padre Enzo Fortunato, coordinatore dell'evento. Sentiamo. Un incontro per manifestare il sogno di tutti. Tornare a avere sentimenti puri come i bambini. Sono i più piccoli i protagonisti della prima giornata mondiale dei bambini in programma a Roma il 25 e il 26 maggio. All'evento internazionale voluto da Papa Francesco per mettere al centro il futuro dei più giovani sono previste almeno 100.000 presenze da tutto il mondo. Già più di 57.000 bambini hanno confermato l'adesione. Il primo giorno sarà lo Stadio Olimpico a fare da scenario all'appuntamento, mentre il giorno successivo l'azione si sposterà a San Pietro. Registro un entusiasmo straordinario, c'è una bellissima ala destra e alla sinistra, chiesa e sport. Gianni Morandi, Mr. Rain e Lino Banfi hanno aderito all'evento che sarà presentato da Carlo Conti. Ad accogliere il primo giorno i bambini allo stadio ci sarà anche Gigi Buffon, capodelegazione della Nazionale di Calcio Italiana. Quello che bisogna fare è mettersi a disposizione e mettere nelle condizioni migliori, diciamo, i bimbi di poter donare all'umanità il loro meglio. Proprio oggi Francesco ha ricevuto in Vaticano una delegazione di organizzatori dell'evento e nel messaggio scritto per l'occasione Bergoglio chiede di non dimenticare i bambini a cui è stata negata l'infanzia, come i piccoli dei paesi in guerra, che con una nutrita rappresentanza saranno presenti a Roma. Avremo una delegazione di bambini che viene dall'Ucraina. Prima è stata la volta di una vasca da bagno, oggi di un frigorifero. Sono stati lasciati lì sui binari della Circumvesuviana all'altezza di un passaggio a livello a Pompei. Ed è solo per miracolo che non ci siano stati feriti nell'impatto avvenuto o sfiorato tra questi ostacoli e i treni. Oggi, di fronte all'ennesimo episodio, ha detto il presidente dell'ente che gestisce la linea, non si tratta di vandalismo o ragazzate, ma di delinquenti. È morta a 102 anni Iris Apfel, icona della moda di New York, che ha sempre combattuto e scardinato i pregiudizi ageisti dell'industria della moda e della bellezza. Letizia Davoli. Una icona di stile che non si è mai piegata alla moda del momento. Una fashionista adorata per i look eccentrici ma mai volgari, che aveva fatto del verbo osare una regola di vita. Iris Apfel se n'è andata oggi con un annuncio su Instagram che conteneva solo due date, appena due giorni dopo aver festeggiato il 29 febbraio 102 anni e mezzo. Con un post ricco di quell'ironia e allegria che le hanno regalato una vita in continuo movimento tra design e moda, tra arte e passioni, mai scontata e sempre curiosa. Nata a New York da una famiglia ebrea, studi universitari tra storia e arte, grazie alla sua intelligenza brillante e originale diventò presto una stella della moda, maestra di uno stile ricco di eccessi e colori, basato sul tanto e tanto ma poco e noioso. Insieme al marito crea un'azienda di design, arredando la Casa Bianca per ben 9 presidenti. Amava definirsi l'adolescente più attempata del mondo e come ogni adolescente non si poneva limiti, tanto da firmare un contratto come modella a 97 anni. Di lei resteranno gli outfit caratterizzati dai grandi occhiali neri e dalle enormi collane, metafora di una originalità mai schiava delle regole. Se sbagliate look va bene uguale, diceva, sono solo vestiti. Ci lascia indossando un abito sontuoso che ricorda la sua vita vissuta al massimo. Divertitevi, era il suo mantra, usate la fantasia. Se non ci si diverte, tanto vale morire. Compie 150 anni la farmacia vaticana. Paolo Fucili.
La storia inizia, si dice, con Papa Gregorio XVI, che da camaldolese ben conosceva l'utilità in monastero della farmacia. Poi fu Pio IX ad istituire, 150 anni fa esatti, un servizio di distribuzione di medicinali al Papa e ai cardinali, che oggi è una struttura dai numeri con pochi eguali al mondo. 1000 metri quadrati di superficie, 75 addetti, più di 2000 clienti al giorno. Noi, a parte tutti i prodotti, i farmaci che abbiamo la provenienza italiana, anche ne abbiamo tutta la parte dell'Europa, anche d'America. Ci sono farmaci introvabili per mali difficili e dolorosi, ma il più richiesto, Pantogar, arriva dalla Svizzera e tratta la caduta dei capelli. Poi c'è anche lo scaffale, di quelli prodotti in proprio. Tradizione e innovazione, dal magazzino al banco è un robot a recapitare il prodotto richiesto. Il direttore, Fra Thomas, indiano del Kerala, lavora qui da 17 anni. La sua congregazione, i Fate Bene Fratelli, può vantare di aver sempre gestito finora la farmacia del Papa in questo primo secolo e mezzo celebrato col rituale francobollo delle Poste Vaticane e un'udienza papale a settembre scorso. Ascoltate, si è raccomandato il Papa, specie chi, più che un farmaco, cerca sorrisi e conforto. Proprio dobbiamo avere una grande pazienza, dobbiamo ascoltare tutti i pazienti e spendere il tempo con loro e dare giusti consigli anche ai farmaci. Sempre più spesso giovani artisti raggiungono in breve tempo il successo, ma non tutti riescono a far fronte allo stress e all'ansia che ne nascono. Francesco Durante. Non riesco più a gestirmi. Si è classificato penultimo quest'anno al Festival di Sanremo con il brano Finiscimi, ma non è certo la delusione il motivo per il quale San Giovanni ha deciso di sospendere la sua attività di cantante. A scanso di equivoci ha spiegato sui social: non ho le energie fisiche e mentali per portare avanti i miei progetti in questo momento, rassicurando tuttavia che tornerà presto al suo pubblico, dedicando però più tempo a se stesso. Camminerò un passo da te. L'annuncio di San Giovanni mostra un coraggio da ammirare. Ha messo a nudo le proprie fragilità, spesso nascoste da artisti e persone di successo, vittime di stress, sovraccarico di lavoro e ansia da prestazione. Certo, non sono supereroi, come il titolo del brano di Mr. Rain, che ha condiviso la scelta di San Giovanni, puntando il dito contro il sistema discografico che sottopone gli artisti a forti pressioni per stare sempre al top. Uno show business esasperato, soprattutto nell'epoca dei talent e dei social. Non si comprende però come facciano altri artisti, quali i Rolling Stones o da noi Claudio Baglioni, a essere ancora così vitali sul palco dopo decenni di carriera. Forse il segreto lo hanno rivelato proprio gli evergreen ricchi e poveri. Ti aspetto, ma non tutta la vita. Ti aspetto, ma non tutta la vita. È tutto, vi ricordo che il nostro telegiornale, come tutta la programmazione di TV 2000, sono disponibili sull'app Play 2000. Adesso vi lascio a Soul, quindi al film Lucky, Re del Deserto. Buona serata e buona domenica.